Vi devo delle spiegazioni e dovrei anche pulirmi. E bella a tutti i mozzarelloni, io sono Cip e questo nuovissimo video. Oggi siamo qui con il ritorno, ragazzi, del Monday with Cipo. A distanza di più di un mese, insomma, è ritornata una delle più serie, più vecchie del mio canale. Non correggetemi la grammatica, ragazzi, per favore. E comunque, ragazzi, appunto, ritorno del Monday with Cipo in occasione tazza di cioccolata. Però, ragazzi, a pensarci bene, questa è l'unica serie con una tazza in cui dentro effettivamente c'è qualcosa. Perché se voi pensate, per esempio, allo show di Yotobi, al Karimusa Late Show, tipo, c'è la tazza, ma dentro è vuota. Lui vi prende palesemente in giro. Io no, io faccio solamente TV verité. Attenzione, like, solo per questo, per la TV verité. Cioccolata calda, e anche biscotto tarocco dell'anellino bianco. Ma comunque, ragazzi, a parte gli scherzi, perché non sono usciti i Monday with Cipo? Ammetto, ho avuto dei momenti di pigrizia, ragazzi, perché a parte che la settimana scorsa l'avevo registrato il Monday with Cipo, però insomma non mi è piaciuto molto e blea, passiamo alla prossima settimana. Però diciamo che questa registrazione, sono fiducioso, andrà bene e quindi dai. Ragazzi, perché per un mese e passa non è uscito il Monday with Cipo settimanale? Questo perché appunto sono stato pigro, ripeto, mi ritrovo sempre per esempio il sabato o la domenica a registrare Monday with Cipo, però boh, rinvio. Questo perché, ragazzi, molte volte non so cosa dirvi, sono lì, cerco di pensare a un po' di cose a cui scrivere, tra l'altro c'ho un foglio e devo ricordarmi di salutare. Chi è che devo salutare? Vado a rivedere. Ah, ok, ragazzi, saluto Jacopo Travaglini, che per 2-3 video mi ha chiesto di salutarlo. Quindi ciao Jacopo, ciao grande, ti ho salutato. Ora la tua vita è migliorata. Sono il tuo papa, pregami. Tra l'altro con questo biscotto quasi quasi ce lo intuppo, eh. Chiaro della salute, ragazzi, solo TV verite. Ah, buono. No, però raga, stiamo dilungando. Basta. Stop. Finito. Che palle, sono rimasti tutti i pezzi di biscotti. Porca tro... Tanto questa parte la toglierò, vero? Vero? No, comunque, ragazzi, stavo dicendo, appunto, non sapendo bene... Bene... Ma comunque, ragazzi, stavo dicendo che se io non ho un argomento ben preciso da discutere, da parlare, insomma, io non faccio niente, perché ho notato che negli ultimi Monday with Cipo parlo veramente di cazzate, dico cose infondate sul nulla, cioè... Secondo il mio parere, perché alla fine ho 16 anni, quasi 17, la mia vita è strutturata solamente da scuola e da casa e qualche volta esco. Però ragazzi, cioè, io per fare questa serie mi sono, diciamo, ispirato al Favi Risponde di Favij. Quello, non so se lo fa ancora adesso, però tipo lo faceva quando facevo tipo seconda, terza media. Tipo 3 anni fa, insomma, già lì faceva il Favi Risponde. E appunto mi sono ispirato alla sua serie dove dicevo tutte le news, insomma. Il problema è che io non ho un cazzo di news da dirvi. Quindi, ragazzi, più che altro questo è uno spazio dove più che altro appunto rispondo più che darvi delle news. E quindi, visto che il mio canale non è un canale con tante persone attive, purtroppo non ci sono sempre delle domande, ma attenti, non ve ne faccio una colpa, perché giustamente, come io non ho niente da dire, magari anche voi non avete niente da domandarvi, quindi no problem. Se avete una domanda, fatemela, se no, andatemela. No, scherzo. Ma cosa ci hai messo nella cioccolata? Niente? Niente. E comunque, ragazzi, questa settimana, attenzione, attenzione, ho qualcosa da dirvi. Proprio 1-2 ore fa ho iniziato le riprese del progetto The Boss, ragazzi. Aprite le orecchie, The Boss, ragazzi. Cioè, è un progetto su GTA, una sorta di serie. Siamo io, Tony Soxander e qualcun altro. Ragazzi, questa serie uscirà fra qualche settimana. Datemi il tempo di registrare tutte le clip. Secondo le mie previsioni verrà qualcosa di bello, ma non lo so. Cacchio, raga, se viene qualcosa di bello. Cacchio, raga, lasciate tanti pollicioni in su, spollicciate, perché noi lo facciamo per voi. Cioè, per dirvi quanto sono una persona seria, mi sono pure preso un'agenda, rigorosamente del 2016, dell'anno scorso. Ci ho fatto un bel disegnino da pelato. E guardate, cioè, dentro ci ho fatto tutti i progetti, tutte le robe. Però ovviamente non c'è solo quel progetto, ce ne sono anche altri, che non so se vedrete mai. Boh, speriamo. Boh, mi sembra un po' di parlare di... Fa cagare. Questo Monday with Cipo lo farò uscire alle 8. E sono le 17:25. Quindi mi conviene darmi una mossa. Direi di sì. Ah, ragazzi, ultimamente mi sto fissando tanto con le serie TV, ragazzi.
Cioè, per dirvi, mi sto guardando quella che hanno messo l'ultima con l'attore di Barney di How I Met Your Mother, che è tipo una serie di sfortunati eventi, bellissima. Mi sto guardando anche Black Mirror, mi piace tanto, soprattutto il genere. E ragazzi, appunto, collegandoci al fatto di serie TV e altro, vorrei consigliarvi un sito, ragazzi. In pratica, dei miei compagni di classe stanno creando un sito riguardanti le serie TV. Quindi, tutti voi che siete interessati alle serie TV e varie robe, passate da Serie Blog TV. Scusate se ho sbagliato nome, però sono gli effetti della cioccolata calda, e passate qui sotto, comunque ve lo metterò in descrizione, passate, fateli guadagnare tantissimo, cliccate sulle pubblicità, così poi i miliardi vengono divisi, vero? Già mi immagino i viaggi nello yacht, si dice così? Ma comunque ragazzi, questa settimana non faccio domande. Le farò nella prossima settimana, anche perché ho zero voglia di editare, scusatemi ragazzi, però arrivo da delle registrazioni di GTA e di FIFA, sono un po' stanchino, quindi appunto dedicherò la puntata della prossima settimana, ad eccezione se ci sono eventi particolari, appunto alle domande. Quindi ragazzi, scrivetemi qua sotto delle domande all'hashtag Monde Will Cipo imbarazzante, robe del genere, perché sì ragazzi, voglio tutte domande imbarazzanti, scomode e varie robe sotto nei commenti. Ma quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel pollice in su, un commentone e tante bellissime cose. Iscrivetevi per non perdervi altri video mozzarelloschi, e noi ragazzi ci vediamo con un prossimo video. Bye bye.